come fare la foto perfetta. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Alla domanda: è possibile fare la foto perfetta? È possibile ottenere la foto perfetta? Noi dobbiamo rispondere sì. Sì, è possibile ottenere la foto perfetta. Ma cosa serve? Quali sono gli ingredienti per ottenere la foto perfetta? Beh ragazzi, oggi vi svelerò i tre ingredienti segreti per ottenere la foto perfetta. Ma prima voglio svelarvi altri segreti, ovvero quali sono i tre ingredienti per non ottenere una foto perfetta, o per meglio dire, alla domanda: secondo te, quali sono i tre ingredienti necessari per ottenere una foto perfetta? Beh, sicuramente tu risponderai così e ti dirò già in anticipo che non è affatto così, è l'esatto opposto. Ovvero, molto probabilmente tu mi risponderai: beh, per ottenere la foto perfetta serve culo, raccomandazioni e soldi. Beh, mi dispiace dirtelo, ma no, non è così. Quindi scriviamolo qua. Culo, raccomandazioni e soldi. Scriviamo no. La foto perfetta non la si ottiene col culo, non la si ottiene con la fortuna. E quel determinato fotografo si trovava lì non per caso, era lì perché sapeva che probabilmente poteva succedere quell'avvenimento e quindi si trovava lì, ok? Non è mai un caso, non è mai culo, non sono mai raccomandazioni. È vero, uno può dire sì, però grazie al padre è riuscito a ottenere il pass e poter scattare da una situazione privilegiata, sì, ma non si ottiene la foto perfetta. Soldi, la strumentazione migliore, il flash migliore, l'obiettivo migliore, sì, ok, molto bene, aiuta, sì, tutte queste tre cose, culo, raccomandazione, soldi, aiutano, ma non bastano per ottenere la foto perfetta. Mi dispiace dirvelo ragazzi, ma per ottenere la foto perfetta serve di più, o per meglio dire, qualcos'altro, ok? Quindi quali sono questi tre famosi ingredienti? Beh, i tre famosi ingredienti sono mani per scattare, testa e soprattutto cuore. Andiamoli a scrivere. 1, abbiamo detto mani. 2, testa. 3, cuore. Solo unendo questi tre elementi in egual modo è possibile ottenere la foto perfetta. Ma andiamoli ad analizzare nel dettaglio. Il primo abbiamo detto essere mani. Facciamo una freccia. Cosa significa mani? Mani significa strumento, lo strumento che utilizziamo. Strumento. Perché? Perché è importante lo strumento? Molto semplice. Ci sono persone che preferiscono utilizzare macchine fotografiche digitali, altre persone analogiche, chi banco ottico e chi smartphone, ok? L'esatto opposto dei due mondi. Chi preferisce utilizzare un'ottica fissa, chi preferisce utilizzare lo zoom. Per non entrare ancora più nel dettaglio, dal modello Nikon, Canon, Fuji e via dicendo. E perché è importante questo, a mio avviso? Perché ognuno di noi, nel momento in cui impugna la macchina fotografica, è un qualcosa di suo, di personale. Ad esempio, io mi trovo molto bene con ottiche fisse, con 50 mm o eventualmente un 35. E mi piace il contatto con la persona che fotografo, il che non significa che non sia in grado di fare un buon ritratto con un 200, ma non lo sentirei mio, non sarebbe la foto perfetta, ok?
chi preferisce il colore, il bianco e nero, e insomma ragazzi, tutte queste sfumature, ognuno di noi ha una propria identità e lo strumento è parte di noi. Noi dobbiamo trattare la nostra macchina fotografica non come un oggetto che prendiamo e buttiamo di qua e di là, è parte di noi. Mi viene da pensare, avete presente che era Wolverine, no? Quello che gli uscivano le unghie dalle mani. Ecco, è la macchina fotografica è come se fosse un continuo della nostra mano. E provate a dare a una persona che ha una mano piccola una macchina fotografica, una reflex, magari con un certo obiettivo molto pesante. Farà fatica, sì, porterà a casa un buon risultato, ma non la foto perfetta. Viceversa, una persona che ha una mano grande e gli dai una di quelle macchinette di ultima generazione, con un tasto ne preme 5, non si trova a suo agio, l'impugnatura è importante. Quindi per ottenere la foto perfetta è fondamentale utilizzare lo strumento più adatto a noi. Per qualcuno può essere lo smartphone di ultima generazione, per qualcun altro il banco ottico, che è l'esatto opposto come ideologia, come mentalità. Quindi con mani si intende in particolar modo lo strumento. Ok, continuiamo. Testa. Cosa significa testa? Significa essere connessi nel momento in cui fotografiamo. Scriviamo connessi. Connessi significa che nel momento in cui fotografiamo non guardiamo WhatsApp con l'altra mano, non stiamo là con la sigaretta. Una volta ne ho visto uno che mentre fotografava aveva la sigaretta, cioè ragazzi, cioè, stai fotografando, ok? Un minimo di, possiamo aggiungere sempre in testa, professionalità, eh? Un minimo di professionalità nel momento in cui scattiamo, ragazzi, eh? Cerchiamo di non farci riconoscere sempre, eh? Quindi, testa significa connessi, quindi essere presenti, ci sono lì, essere professionale sempre e comunque nei confronti delle altre persone, e non solo, significa anche conoscenza. Conoscenza è la tecnica, è la conoscenza della fotografia, della storia e dei grandi fotografi, e conoscenza in generale anche al di fuori della fotografia, cultura, e può essere anche essere a conoscenza di quel particolare prodotto che fotografiamo, quindi ambiente possiamo chiamarlo, ambiente. Mi spiego meglio: se non sei un appassionato di moda, ma cosa cazzo fotografi moda? Va a fotografare i cavalli, eh? Ti piacciono i cavalli? Fotografa i cavalli, non fotografare moda, eh? Cioè fotografare ciò che ci piace. Questa è testa. Lo metto nel mondo della testa, quindi usare la testa, fare ciò che ci piace, ok? Il terzo ingrediente è cuore. Cosa significa cuore? Significa metterci del proprio, e significa educazione, rispetto, e rischiare, provare, andare oltre. Quindi possiamo scrivere con cuore, ad esempio, passione. Possiamo riassumere il tutto con passione. Rispetto, abbiamo detto. Abbiamo detto rispetto, che è molto importante. Rispettare la persona che abbiamo di fronte, le persone che ci circondano, i nostri collaboratori, eh? Questo lo mettiamo in cuore, va bene? E via dicendo, tutte queste cose qua, tutto ciò che riguarda l'empatia, empatia, capire quando scattare e quando no,
Ok, sono tutte cose fondamentali, ma pensateci un attimo, mi viene in mente adesso, ma la vostra foto più bella, quella che vendereste, se vi dovessero dire hai la possibilità di vendere una foto, quale? La foto che ti rappresenta di più? Non ci sono dentro questi tre fattori, ovvero l'hai scattata col tuo strumento preferito, che magari è la tua Sony, non l'hai fatta col telefono, molto probabilmente hai usato la testa, eri lì, eri connesso, eri presente, e molto probabilmente riguardava anche un ambito a te molto congeniale, come ad esempio, non so, le moto, se non piace la fotografia sportiva, eri lì a fare le foto, e poi cuore, non c'era anche un po' di cuore, hai rischiato, hai provato, hai detto se mi metto così forse riesco a, ci hai messo della passione, passione, o sbaglio? Ditemi di no, siete d'accordo oppure no? La pensate come me? Che per ottenere la foto perfetta servono mani, testa e cuore? Solo se siamo in grado di unire queste tre cose siamo in grado di ottenere la foto perfetta. Altrimenti sono ottime foto, bellissime foto, ma non perfette. E non serve, ritorno all'inizio, culo, raccomandazioni e soldi. No, questo ce l'hanno raccontato i nonni, forse i nonni ci hanno detto ci vuole del quello avuto culo, quella aveva i soldi, quella era raccomandato. No, non so se è un bene o un male, però non è così. Per la foto perfetta servono mani, testa e cuore. Ok? Scusate un attimo ragazzi, vado un attimo a bere e torno subito. Quindi, l'unione di, e possiamo raffigurarlo come un triangolo, mani, testa e cuore, cosa portano al centro una sola parola, che è questa? Umanità. Per ottenere la foto perfetta serve umanità. Molto semplice. Come si ottiene l'umanità? Attraverso mani, testa e cuore. Ok? Non si parla di ISO, non si parla di tempi, non si parla di diaframma, non si parla di esposizione, di rumore. No, sono tutte cazzate. Le mettiamo sempre qua. ISO, tempi, diaframma. Ci mettiamo anche il rumore, e com'è che li chiamano quelli che usano il Lightroom, che vanno tanto di moda, preset, non è il preset che ti porta, preset ti fa ottenere la foto perfetta, per carità, sono tutte cose che aiutano, sì, ma serve umanità, ok? Dobbiamo metterci al livello della persona che stiamo fotografando, capirla, ascoltarla. Sono queste le cose che contano, le cose importanti per ottenere questo. Se al matrimonio la sposa è emozionata, dobbiamo avere cuore in quel momento, quindi rispetto, empatia, ascoltarla. In più usare la testa, perché attraverso la nostra cultura, la nostra professionalità, la renderemo, la tranquillizzeremo, e poi col nostro strumento preferito, con la nostra mano, faremo lo scatto perfetto, che mentre c'è lo scambio delle fedi alla signora, e le cade, insomma, inizia a piangere, magari, non so, me la sto inventando, e dietro c'è la madre
che anche lei piange col fazzoletto e riusciamo a mettere a fuoco la sposa con la madre dietro. Magari un po' sfocata, però la prendiamene mentre c'è lo scambio delle fedi, l'emozione. Per ottenere uno scatto così, quindi ad esempio uno scatto perfetto, stiamo usando lo strumento giusto, che è l'obiettivo giusto, il nostro strumento ideale, ci stiamo mettendo la testa perché siamo lì, connessi, concentrati per cogliere il momento, e ci stiamo mettendo cuore, passione, voglia, e quindi ritorniamo qua, umanità. No culo, no raccomandazioni, no soldi. Poi certo che i corsi servono, e non sto dicendo questo, non sto dicendo che l'avere la raccomandazione giusta per poter scattare la foto nell'attico in quel particolare momento sì, aiuta, ma non è sufficiente, perché se non hai umanità, mi dispiace, ma resterai sempre un, e ti metto di qua, tra i cattivi. Questo è il foglio dei cattivi, mettiamolo così. Foglio, tra l'altro scrivo da cane, foglio cattivi. Resterai sempre un mediocre. Ovvero uno che fa delle ottime foto, ma che purtroppo, mi dispiace, non sarà mai una foto perfetta. Sono stato chiaro, ragazzi? Facciamo un piccolo riassunto, può bastare così. Ripetiamo, perché è importante. Mani, testa, cuore, per ottenere la foto perfetta e quindi umanità. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, io non so che dirvi. Per il momento, grazie. Grazie di cuore, un abbraccio a tutti voi e anche un bacio. Alla prossima!